Nenno Musumeci di cose ne ha fatte tante, da parlamentare europeo a sottosegretario a presidente della provincia di Catania fino alla guida dell'antimafia. Adesso Nenno Musumeci si candida alla carica di presidente della regione e nei giorni scorsi, a fianco di Andrea Nicosia, a Vittoria, è tornato al mercato ortofrutticolo e ha visitato alcune aziende del settore agricolo e floricolo. Beh, io credo che l'agricoltura debba essere il settore trainante della nostra economia. Per farlo serve innovazione, serve orientamento professionale, serve l'istituzione che accompagni soprattutto le piccole imprese affinché non polverizzandosi ma associandosi possano essere competitive sul mercato. Occorre mettere assieme i vari attori della filiera, occorre abbattere le diseconomie, penso al sistema del credito, penso alle infrastrutture, penso all'accessibilità nelle aziende, penso alla sicurezza nelle aziende. Lei diceva che serve un presidente che possa guardare tranquillamente tutti negli occhi. Sì, serve un presidente libero. La mia libertà è la mia forza. Io non solo perché non ho un partito, come sanno gli amici telespettatori, il mio partito non c'è più. Io ho un movimento civico, si chiama Diventerà Bellissima, era una frase detta da Paolo Borsellino, e in questo movimento ci sono persone di varia area, di varia tendenza, gente di destra, di sinistra, di centro, perché abbiamo capito che la Sicilia in uno stato comatoso, la Sicilia in una condizione gravissima, ha bisogno più che delle appartenenze di un manipolo di persone per bene che abbia il coraggio di tirare fuori questa terra, come lei ricordava, dal pantano in cui per colpa di tanti, negli ultimi tempi il disastro lo ha completato Crocetta, per colpa di tanti è stata relegata. Al nuovo presidente della regione va chiesto di affrontare subito i problemi di tutta la fascia trasformata, ha detto Andrea Nicosia, candidato all'ARS, con la lista Diventerà Bellissima. Il mercato ortofrutticolo e l'agricoltura vittoriese rappresentano il cuore pulsante dell'economia vittoriese, ed è per questo che abbiamo ritenuto fondamentale che il presidente Musumeci incontrasse gli operatori, perché all'indomani delle elezioni al governo di questa terra si possa iniziare finalmente ad interloquire con una realtà importante, una realtà che attende risposte da troppi anni e che è abituata invece ai silenzi e ai nulla di fatto di un governo regionale uscente assolutamente incapace, e che merita finalmente risposte, perché l'intera economia di questa provincia e della città di Vittoria in particolar modo si regge sull'agricoltura, e quindi non può che essere oggetto principale del programma del nuovo candidato governatore e del futuro presidente della regione.